Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione la tastiera di tipo meccanico Master Keys Pro M, che insieme al modello Pro L ampliano ulteriormente la gamma di tastiere della Cooler Master della serie sempre Master Keys. Ovviamente, come possiamo notare dalla confezione, è priva di retroilluminazione RGB e si caratterizza per una semplice retroilluminazione di colore bianco, più sobria ma anche più elegante per certi aspetti e per certe persone. La confezione è sempre in cartone, classica, con tutte le informazioni, tra cui l'adozione di switch meccanici CRMX, in questo caso brown, e del layout di digitazione italiano. Nel retro della confezione troviamo ulteriori caratteristiche riportate in diverse lingue e un esploso del prodotto. All'interno della confezione troveremo un manuale riportante le diverse combinazioni di tasti che potremo usufruire per accedere alle ulteriori caratteristiche della tastiera, un estrattore con cui potremo rimuovere tutti i capsi e agevolare la pulizia della tastiera, un cavo USB, micro USB con connettori placcati oro e rivestiti in treccia di tessuto e, come possiamo vedere, un cavo removibile che ci permetterà di agevolare il trasporto della tastiera per eventuali lamparti. Infine troviamo la tastiera, la Master Keys Pro M. Come notiamo, il design è invariato dai precedenti modelli sia della serie Master Keys sia Quickfire. La colorazione è interamente di colore nero che migliora, tra virgolette, il design, la rende più classica ed elegante. Il layout di digitazione è italiano e, come possiamo notare, è un modello abbastanza custom. Spiegandolo meglio, è presente un tastierino numerico, ma come possiamo vedere le freccette direzionali, che in un modello full layout sono separate, sono inglobate all'interno del numpad. Scendendo nel dettaglio troviamo alcuni riferimenti di Cooler Master, precisamente i caps Windows, entrambi. Il tastierino numerico è dotato di doppie funzioni, precisamente troviamo i tasti multimediali sui tasti che vanno da 4 a 9. I tasti 2, 0, 00 e punto ci permetteranno di regolare gli effetti di retroilluminazione della tastiera. Nella parte superiore troviamo i LED per il numlock, caps lock e lo scroll lock. Spostandoci invece nella parte superiore della tastiera, troviamo altre doppie funzioni, sempre attivabili col tasto FN, che ci permetteranno di disattivare la retroilluminazione, di regolare l'intensità della retroilluminazione, cambiare gli effetti di retroilluminazione 1, 2, 4, 8 per regolare la ripetizione eventualmente degli effetti, il tasto per disattivare il tasto Windows in gioco e ulteriori tasti. Non mancano anche quattro profili in cui potremo salvare o eventualmente degli effetti di retroilluminazione o delle macro che avremo registrato on the fly, proprio perché questa tastiera è dotata di un processore ARM Cortex abbastanza potente, per cui, insieme ad una memoria onboard, per cui ci permetterà di registrare e di salvare tutto senza passare tramite il computer. Spostandoci nel retro della tastiera, troviamo un adesivo classico con le informazioni circa il modello e ulteriori informazioni, quattro classici piedini agli angoli di piccole dimensioni in gomma per assicurare la tastiera sul piano di lavoro o eventualmente su qualunque tipo di superficie, due piedini in plastica con un'ulteriore superficie gommata che miglioreranno nel caso sempre la massima aderenza sul piano di lavoro e ovviamente agevoleranno anche la digitazione. Troviamo anche una canalina che ci permetterà di organizzare al meglio il cavo e nella parte interna troviamo anche l'ingresso per il connettore micro USB. È una tastiera davvero compatta, però anche solida, come abbiamo visto anche con il modello Master Keys Pro RGBL.
Come avevamo visto anche prima, la tastiera, il modello che abbiamo ricevuto è dotata di switch meccanici CRMX Brown, che adesso vi mostriamo, e vi mostriamo anche il LED, sempre di colore bianco, posto al di sopra della struttura dello switch. Mostreremo ovviamente nella recensione scritta sul nostro sito www.eximardor.com tutte le combinazioni di tasti e funzioni dettagliate, ulteriori immagini, le nostre impressioni, i nostri test, insomma la recensione completa. Con questo è tutto, un saluto a tutto lo staff.